se ha già pensato a questo rientro a Roma all'avversario, che c'è già tornato, insomma, però sarà comunque una partita particolare. E poi la seconda domanda, ovviamente, come Cagliari arriva a quest'ultimo impegno che, come già ci anticipava sia prima della sfida di domenica che la settimana precedente, è il peggiore dal punto di vista della gestione delle risorse, sia fisiche che mentali. Quindi Cagliari come ci arriva, con quali uomini ancora è in grado di dare un contributo e con quali invece è un pochino in affanno. Grazie. Beh, sinceramente è la prima volta che torno a Roma da avversario dopo averla allenata, per quello per me diciamo che è un po' una prima volta in questo senso. Però ci arrivo tranquillamente pensando assolutissimamente al Cagliari, a cercare di fare una grande partita. Ho sentito loro, ho sentito anche Fonseca che dice che loro vogliono vincere giustamente questa partita e rifarsi della sconfitta. Noi di conseguenza vorremmo riprenderci un po' di quelli che stiamo sempre dicendo prima, punti lasciati per strada. E dovremmo farlo attraverso una grande prestazione proprio al di là degli uomini che scenderanno in campo, perché i sistemi in questo momento, quando devi tirare fuori le energie, vanno un po' a morire. Credo che sia fondamentale fare la scelta degli uomini giusti, con la giusta personalità, la giusta forza per affrontare una gara delicata come quella di Roma contro una squadra che potenzialmente e qualitativamente sulla carta ci è superiore. E noi per sopperire a questo dobbiamo fare veramente una grande partita. Si parla molto, no, in questo periodo di piano B, piano C. Il Cagliari ha dimostrato nelle varie partite di avere diverse possibilità, no? Anche, ha cambiato spesso modulo a gara in corso. E dico, le chiedo, è diciamo, una fase di passaggio alla ricerca di un'identità, oppure un Cagliari che sappia adattarsi, è un Cagliari che è in mente di Francesco, adattarsi a diverse vesti tattiche, no? E poi invece le chiedo, riguardo alla difesa, come stava Lukiewicz, potrebbe rivedersi titolare e se Godin, dopo appunto il lungo stop, può giocare due gare consecutive così ravvicinate. Grazie, mister. Per quanto riguarda le due Godine, le due partite ravvicinate, sono possibili, perché il recupero, come ho detto prima, come dicevo anche l'altra volta, è un po' la terza, specialmente chi è rimasto per tanto tempo fermo. Oggi chiederò a tutti i ragazzi di fare un ultimo sforzo, perché poi avremo una sosta di 4 giorni in cui recupereranno energie, principalmente nervose e poi anche fisiche. Per quello cercherò di mettere in campo la squadra che ritengo più opportuna, al di là delle partite che ci sono state precedentemente. Valusevic ieri si è allenato a parte, oggi farà la rifinitura con la squadra e valuteremo le sue condizioni, ma dovrebbe essere tra i convocati. Poi mi dicevi sui sistemi di gioco, sì, che se io ho cambiato, ho cercato di modificare qualcosa in corso d'opera, è perché abbiamo avuto delle difficoltà e perché volevo mettere certi giocatori nelle condizioni migliori di poter rendere, ma anche legata un po' alle partite. Questo non deve essere un aspetto negativo, assolutamente, deve essere un motivo di crescita per poter affrontare le partite in un determinato modo, perché ho dei giocatori che possono benissimo adattarsi in certi sistemi di gioco. La cosa che non deve cambiare, non ci deve spostare. Vi dico quello che è un po' la mia filosofia, non deve cambiare il pensiero. Siccome ho letto qualcuno che ha parlato di equilibrio, e allora l'equilibrio non siamo più aggressivi, non andiamo a prendere squadre davanti, non attacchiamo. No, ci sono anche gli avversari, ma la filosofia di questa squadra non cambia. Noi cercheremo sempre di cercare la squadra, di tenere la squadra alta, se no non prendiamo un contropiede con Godin 20 metri oltre la metà campo e Carboni nell'uno contro uno con Pussetto che si è trovato quasi davanti al portiere. Questo allora non è equilibrio. L'equilibrio è la capacità di fare questo mantenendo certe distanze e cercando di permettere agli avversari di essere meno pericolosi. Voglio specificare questa cosa perché sta passando dal mio punto di vista, io ho letto delle inesattezze in questo senso, perché si basa e ci si lega come sempre ai risultati, lo capisco. Però la filosofia e il modo di giocare non cambia. Poi ci sono gli avversari, ci sono i momenti in cui possiamo valutare che la squadra è meno brillante che in altre situazioni, è meno qualitativa quando esprime la manovra. Questa è una valutazione, sì, obiettiva, legittima, che ci può stare. Pavoletti Simeone, si deve scegliere, è un problema o una risorsa di lusso? Tutti e due vorrebbero giocare. Ma il campo dà sempre le risposte, per quello io sono contento di avere due attaccanti con queste caratteristiche, ognuno diverso dall'altro. Per quello, come potrebbero
giocare insieme in base al sistema di gioco, come o gioca l'uno o gioca l'altro. Però Leo viene sempre, ricordiamoci da dove è arrivato, con grossi dubbi sulla sua condizione, ha ritrovato sicurezza, forza, e ha fatto buone gare, come altre in cui ha fatto un po' meno bene, ma è la normalità. E la stessa cosa vale per Giovanni, che è venuto, ha avuto il Covid e si sta rimettendo nelle condizioni migliori per poter tornare a essere importante e decisivo come è stato nelle prime gare. Per quello a me la scelta, ma possono giocare entrambi, eccoci, questo sono contento di averla, però voglio dire, l'Udinese ha fatto giocare nell'ultimo periodo Lasagna, che è nazionale italiano, con noi è entrato un po' prima, le altre partite forse ha giocato 5 minuti, 4, 8, 9, non vedo il problema che ci sta facendo giocare o alternare gli attaccanti. Una considerazione su un periodo, il Cagliari secondo me non è stato fortunato nel timing di alcuni avvenimenti. Nel momento in cui stava crescendo come squadra, come risposte e gioco, c'è stato il valzer dei positivi che in qualche modo ha messo in difficoltà la squadra. Il fatto che poi siamo arrivati a una fase del campionato in cui si gioca ogni due giorni ha amplificato le difficoltà di questo periodo. Vorrei un suo commento su questa circostanza un po', se vogliamo, sfortunata. L'altra cosa che vorrei chiederle invece è come il Cagliari, insomma, nelle ultime partite c'è sempre stato un po' di rammarico, no? Quel peccato, come dire, si poteva fare qualcosa in più per avere quei punti anche in partite non brillantissime che avrebbero forse dato quella spinta psicologica in più per le partite poi successive. Questo non è mai successo, per un pochino. Sì, bisogna dire che condivido pienamente la tua analisi e ci sta. Questo non significa cercarsi alibi, ma è un dato di fatto assolutamente che nel percorso in cui stiamo facendo, in cui abbiamo cominciato a trovare un po' di solidità generale e anche dei risultati, sono avvenute delle situazioni che ci hanno, dopo le nazionali in particolar modo, spostato qualcosa. Ci sono state, devo dire, delle prestazioni ottime, altre altalenanti, ma un po' come è stato il nostro percorso obiettivamente fino adesso. Non siamo mai stati una squadra continua che abbia trovato veramente la sua strada. È un campionato particolare, è un campionato diverso dal solito, non esistono le partite in casa e fuori casa, questo è, e tante volte l'aiuto dico sempre, tutti mi dicono che se avessimo avuto il pubblico con l'Udinese gli ultimi 20 minuti, perché li abbiamo messi lì, avremmo vinto la partita. Ci sta, ci sono delle situazioni che non ci stanno aiutando, però dobbiamo essere bravi a sopperirle con tutte le altre qualità. È un periodo che poteva andare meglio. Io penso già al gol che abbiamo preso con l'Udinese, di un'ingenuità unica, su una palla a 2 in 10, dandogli la possibilità di calciare in avanti, dove se fosse stato anche un po' più scaltro in quel caso lì, Riccardo Sottili gli avrebbe fatto giocare la palla dietro, palla avanti, palla in profondità, gol. Sono tutte ingenuità che si pagano, dobbiamo essere più bravi da qui in avanti a prenderlo questo come una lezione sotto tutti i punti di vista, come prendere il gol al 90esimo su rigore contro lo Spezia, che dovevamo tenere la palla più alta, magari calciarla in maniera diversa, tutte piccole cose che ci devono far crescere, e in questo anche i grandi, anche i giocatori più esperti devono dare una mano ai ragazzi che sono in campo più giovani. A me è incuriosito molto vedere come il Cagliari si stia adattando nel giocare a tre. Con l'Inter, qualcuno ha detto la rimonta dell'Inter dopo il passaggio a tre, però quella rimonta è arrivata nel momento in cui il Cagliari sembrava invece aver proprio preso bene il controllo del campo. Con l'Udinese c'è stato per il secondo tempo, con un avvio in sofferenza, il passaggio a tre, l'Udinese non si è più resa pericolosa, anche il Cagliari, però quantomeno c'è stato questo stop all'iniziativa dell'Udinese. È un tipo di difesa che può essere riproposto anche dall'inizio, per esempio domani con la Roma. E invece, a proposito della partita con la Roma, diceva prima, la prima volta che ci torno da ex dopo esserci stato con un allenatore, chiedo un flashback da ex giocatore e da ex allenatore, quali sono i due momenti principali e quanto aiuterà lei, ad esempio, dopo l'inizio, e il Cagliari, il fatto che non ci sia più. Ma io sono abituato alle pressioni e al pubblico, per quello mi dispiace che non ci sia il pubblico, anche perché è sicuramente diverso andare a giocare in un campo, tra virgolette, dove sei stato calciatore, allenatore, con il pubblico.
è totalmente differente, non sarà la stessa emozione, anche se è un ritorno particolare per me, è inutile negarlo, che dove ci sono tanti affetti, tante persone a cui voglio bene e a cui sono ancora molto legato, e dei colori che a me mi hanno dato tantissimo dal punto di vista sia come calciatore che come allenatore. I ricordi da allenatore, è troppo facile dire la semifinale di Champions League, ma credo anche tutto il percorso che abbiamo fatto e la crescita di tanti calciatori. Zaniolo, che poi tutti si dimenticano, anche i calciatori dimenticano, Zaniolo buttato al Camp Nou, no, al Bernabeu dal primo minuto in maniera inaspettata e poi diventato il giocatore che è diventato, sono tutte piccole soddisfazioni che mi sono tolte attraverso anche dei periodi sicuramente difficili che fanno parte del nostro percorso lavorativo, per quello torno molto volentieri. E da calciatore, ovviamente, lo scudetto vinto con la Roma, uno dei pochi vinti dalla Roma a cui ho partecipato, e di questo ne sono fiero e orgoglioso. Questo è un po' il ricordo della Roma in generale, ma sarebbero pagine lunghe da scrivere in questo senso, non basterebbe un'intervista. Mentre per quanto riguarda il sistema di gioco, guarda, condivido totalmente. La prima volta che lo sento dire che con l'Inter, e sono convinto di quello che tu stai dicendo, ma la rivedrei anche con voi quella partita lì, la sensazione che con l'Inter il primo tempo, se ci avessero fatto 2-3 gol, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci siamo trovati in vantaggio, e nel secondo tempo, in cui, quando la squadra sembrava avesse trovato delle certezze, delle sicurezze, dove l'Inter non era più pericolosa, anzi abbiamo avuto 2-3 opportunità per fargli male, abbiamo preso gol, 2 gol sul calcio piazzato, e questo un pochino ha cambiato un po' il giudizio, il pensiero. Poi anche il terzo gol, che nemmeno lo voglio calcolare, preso una ripartenza dove il nostro portiere è andato a saltare. E con l'Udinese sì che loro non sono stati pericolosi, ma noi abbiamo avuto delle chance, una l'ha lisciata Simeone, altre situazioni in cui potevamo essere più pericolosi, ma la sensazione che avevamo in quel momento lì, il predominio della gara, sia fisico che tecnico, questa è una cosa che è risaltata. Io ho rivisto con molta attenzione la partita, mentre i primi, se voi andate a vedere dal 46esimo al 53esimo del secondo tempo, l'Udinese ha avuto 3 palle gol prima che io cambiassi, e l'abbiamo presa in un momento di incertezza, di disattenzione ancora assoluta. È un pensiero che, vi dico la verità, avevo già al 30esimo del primo tempo, perché vedevo che c'era qualcosa che non tornava, che non mi piaceva. Ci sta che venga riproposto a partita in corso, a partita iniziale, dipende da quelle un po' che sono anche le gare che andremo ad affrontare. Per quella che invece riguarda domani, non ti posso dire e non ti dirò niente. Quanto le sta mancando un as, anche per quanto riguarda poi le rotazioni generali del centrocampo? Penso a Nandez, magari riproposto al posto di un altro Marin e Rogue. Grazie. No, un as mi manca proprio per le caratteristiche del calciatore, perché è molto bravo nell'uno contro uno, noi abbiamo lui e Sottil, che sono i giocatori più bravi a creare quella superiorità numerica che fa parte del gioco del calcio, che tanti calciatori hanno, che è giustamente, quando vuoi affrontare delle squadre, vuoi rompere gli equilibri di alcune gare, devi trovare quel giocatore che spesso ti trova la giocata vincente, come la trovano gli altri, la devi trovare anche tu con la tua squadra. È un giocatore di qualità che però oggi si è allenato per la prima volta mezzo allenamento ieri con noi, per quello valutarlo in prossimità di una gara così delicata come quella di domani, per farlo partire dall'inizio è pressoché impossibile, manco pensarlo. A gara in corso ci potrebbe dare una mano nel caso in cui ci dovesse servire qualità, ma a me mancano certi tipi di giocatori, è una grande verità. Perché? Perché mi dà la possibilità di scegliere, di cambiare delle 5 sostituzioni, per mettere dentro delle caratteristiche totalmente differenti. Paradosso della partita di domenica è che io ho tolto una prima punta e ho messo un difensore centrale. La squadra attaccava meglio. A volte il fatto del concetto, che ti ritorno a dire quello che si è un po' dibattuto tanto, e non lo userò nemmeno più la parola equilibrio, perché sennò poi viene estrapolata come uno vuole, no? Come un po' la bilancia. L'equilibrio nasce dalla bilancia, e i due bilancini mettono una fase, che è quella difensiva e quella offensiva. Per essere una squadra che cresce e che è forte, l'equilibrio serve. Io non ho mai visto una squadra che vince essendo solo attaccante o vince solo difendendosi. Le squadre che vincono, che alla fine, perché al tirare delle somme, non della differenza dei punti dell'anno scorso ad adesso, che sono evidenti,
ma mi piacerebbe poi giustamente dare alla fine, è giusto fare i conti di ogni cosa, l'equilibrio poi ti porta ad avere dei risultati. Questo è un po' il concetto che volevo estrapolare nelle precedenti conferenze, ma non ve lo dirò più, così non lo userete nemmeno più voi, dirò altre parole. Volevo fare una domanda, innanzitutto: cosa differenzia di più la Roma di Fonseca rispetto alla Roma di Di Francesco, e da dove potrebbero arrivare i maggiori pericoli per il Cagliari? E infine chiedo ancora se secondo lei João Pedro ha avuto un calo di rendimento nelle ultime partite. Beh, che João Pedro sia un po' sceso di rendimento nelle ultime gare dal punto di vista della lucidità è vero, ma un po' non solo lui, anche altri giocatori, perché poi alla fine non è portato a casa il risultato. Però João Pedro è un giocatore diverso dagli altri. João Pedro è un giocatore che da un momento all'altro può decidere una gara. Devo dire invece che dal punto di vista della prestazione, della presenza a livello di dati fisici, è un giocatore che è cresciuto tantissimo anche rispetto al passato, e me lo dice anche lui, perché fondamentalmente in questo momento fa anche il centrocampista, e a volte quando tu ti metti a disposizione della squadra, perché magari gli altri hanno un po' predominio fisico maggiore e tu devi correre un po' di più, un po' di lucidità si può perdere. Però è pur sempre per me il giocatore che, del Cagliari, che è uno dei pochi che può decidere la partita da un momento all'altro con una sua giocata. Invece della Roma di Fonseca, la mia Roma, io non le voglio nemmeno paragonare, perché ci sono giocatori totalmente differenti, filosofie diverse, magari la voglia di essere alti, la voglia anche di andare in verticale della Roma, perché ricordate che la Roma non è una delle grandi squadre che ha molto palleggio, si può pensare, voi che vedete i dati vedrà che la Roma è sotto il 50% medio del possesso palla, significa che è una squadra che va molto in verticale quando ruba palla, è lì che dobbiamo stare molto attenti, e porta molti giocatori in zona centrale per creare quelle superiorità numeriche centrali e farti male, con attacchi ovviamente diretti con i vari Mkhitaryan, Dzeko, ma anche i stessi mediani che sono bravi a buttarsi dentro tra le linee. Cosa vorrebbe come regalo dalla squadra nella sfida con la Roma? Qualcosa che magari di atteggiamento è mancato nelle ultime settimane? No, attenzione sicuramente, malizia, lo ribadisco, perché mi sembra di aver letto, anche oggi ho letto qualcosina, leggevo che diciamo dello spirito che non è mancato in alcune partite. No, lo spirito non manca, non è che uno manca di spirito, poi le partite non le vince, le perdi, ma lo spirito c'è, la voglia di far bene c'è, la voglia di mettersi a disposizione da parte di tutti l'un con l'altro nei miei confronti c'è. È ovvio che mancano in questo momento un po' di risultati, i punti. Per quello da Roma vorrei portare come bel regalo dei punti. Punto, punto, dei punti. Questo è il regalo più grande che mi potrebbero fare i ragazzi.